Casa Famiglia è una casa e una famiglia. Una casa che accoglie 170 persone che consegnano completamente la loro fragilità nelle mani di operatori, di volontari e di suore. Questa realtà infatti è nata più di 100 anni fa grazie alla sensibilità del nostro padre fondatore, San Francesco Spinelli, che voleva dare appunto una casa, una famiglia a persone che a quel tempo non avevano un nucleo familiare che li potesse accogliere e custodire la loro vita. Mani in pasta è un percorso che abbiamo iniziato alcuni anni fa, inizialmente come esperimento con alcuni giovani che conoscevamo e dopo è sempre più diventata una proposta a livello di pastorale giovanile e vocazionale nel nostro istituto e ha raccolto anche molti giovani che si sono contagiati in questa proposta. Ogni anno scegliamo un tema di fondo per questo percorso Mani in pasta e quest'anno abbiamo pensato di cogliere al volo una provocazione di Papa Francesco. I giovani sono proiettati verso il futuro e affrontano la vita con energia e dinamismo, però talora tendono a dare poca attenzione alla memoria del passato da cui provengono, in particolare dei tanti doni loro trasmessi dai genitori, dai nonni, dal bagaglio culturale della società in cui vivono. Aiutare i giovani a scoprire la ricchezza viva del passato, facendone memoria e servendosene per le proprie scelte e possibilità, è un vero atto di amore nei loro confronti, in vista della loro crescita e delle scelte che sono chiamati a compiere. Il progetto Mani in pasta è un progetto di volontariato, un percorso che coinvolge giovani e gli anziani, alcuni degli anziani, per questo laboratorio di intergenerazionalità che ci ha portato a scoprire un po' il mondo della loro gioventù. E ci dà la possibilità di fare un momento di riflessione per noi, ma poi di fare servizio con persone più fragili, quindi gli anziani e le persone disabili che sono ospiti in Casa Famiglia. È un posto dove mettersi in gioco e soprattutto mettersi alla prova. Si imparano a conoscere gli ospiti di Casa Famiglia e si creano dei momenti di animazione insieme a loro. Si incontrano gli ospiti e si fanno l'anno scorso dei giochi, quest'anno invece delle cose un po' più interattive sulla loro vita, sulla nostra vita, sul passato. C'è la condivisione su esperienze di vita. Non siamo noi a fare qualcosa, ma siamo noi a vivere qualcosa con loro. Una collaborazione in cui ognuno metteva le proprie conoscenze anche. Ed è un modo per mettersi a servizio, anche se poi si scopre che in realtà sono gli ospiti che fanno un servizio a noi. Sì. Oggi dalla scuola. Un'immagine che mi viene in mente del progetto Mani in pasta è il primo incontro. Il contatto all'inizio, nel primo approccio con il nostro gruppo. Bisognava conoscersi e quindi inventare gesti per scambiarsi un saluto e per presentarsi. Allora, le prime immagini che mi vengono in mente sono i volti degli ospiti con cui ho interagito. I sorrisi, gli sguardi, le carezze sulle mani, tanto diverse, ma delle signore con cui ho parlato che si ricordavano emozionate la loro prima bambola. Fagli le domande, loro che mi rispondevano e la mia ospite che si metteva sempre a cantare la sua canzone della Filanda. E siamo noi al pianoforte in fondo alla stanza con Mercedes che suona e Suor Angela che canta. Suor Provvidenza con la lipa, Francesco che mi raccontava di quando andava a scuola. La sua materia preferita. Le tabelline, dobbiamo imparare le tabelline. Facevo miasti, mamma, che bello. Suor Lorenzo e Suor Paolina che scrivevano sulla lavagnetta. Ho in mente l'immagine della scuola ricreata in Casa Famiglia. C'è la geografia che mi piace. Siamo tutti ai tre banchi con la suora e la signora anziana. Quindi come se fossimo saltati dentro i loro ricordi. Il libro, il quaderno, quadretti, il quaderno, righe.
e l'album da disegno, mica grande, eh? Così? Dimmi che illusione! Mi vengono in mente tutte le risate che ci siamo fatte o le stranezze a dovergli insegnare a usare il telefono. Quando andava a scuola. Mi ricordo quando abbiamo ascoltato insieme a loro la musica col telefonino e che abbiamo utilizzato le cuffiette ed è stato interessante perché comunque è uno strumento che loro non hanno mai utilizzato. Ho in mente quando andavo a prendere gli ospiti nelle unità abitative, comunque tutta l'aspettativa e l'attesa che avevano nel scendere questi incontri mi vengono in mente nel cuore i gruppi che si erano formati e la sintonia che c'era nei gruppi. Un momento bello, ecco, di sinergia tra giovani ed anziani. L'abbonamento! Oh, signorina Iole, mi spiace! Se dovessi descrivere in tre parole questa esperienza, userei... Mani in pasta non vale, vero? Intergenerazionalità. Radici. Una crescita. Ricchezza. Scoperta. Condivisione. Stupore. Dialogo. Ascolto. Conoscenza. Ricordi. Accoglienza. Vitalità. E rispetto. Uno scambio fra esperienze diverse, ma anche uno scambio fra saggezze diverse, perché un anziano ha tutta una saggezza di una vita vissuta e un giovane ha la saggezza, l'aspettativa di una vita che deve ancora vivere, con dei sogni, con delle aspettative che si porta dentro. Gli anziani sono coloro che indicano la rotta cercando di interpretare le stelle e i giovani sono la forza per spingere avanti questa canoa. C'è una condivisione di due mondi che non è che sono separati, però un po' sì, quindi si va a conoscere un po' quello che è proprio dell'uno e quello che è proprio dell'altro. Però il bello è che quando ci si incontra ci si scambiano dei pezzi di storia e ognuno ne trae una ricchezza per sé. Ti aiuta a vedere la realtà anche attraverso occhi nuovi, attraverso uno sguardo nuovo. Attraverso l'incontro con noi loro possono capire com'è il mondo oggi. È importante perché si impara sempre qualcosa di nuovo ed è importante non perdere alcune di queste cose perché sono le nostre radici. Solidificare queste radici attraverso degli esempi che hanno qualcosa da insegnarci. La possibilità di imparare tanto anche non facendo le stesse esperienze che hanno fatto loro, ma vivendole solamente nel racconto. Alla fine noi deriviamo da queste cose perché i nostri genitori e i nostri nonni hanno vissuto queste cose, ognuno è stato educato anche sulla base di questi principi e queste esperienze che hanno fatto chi è vissuto prima di noi. Io, non avendo mai avuto la possibilità di conoscere i miei nonni, per me è stata una grande possibilità di ascoltare quelle storie che purtroppo piano piano stiamo perdendo. Parlare con le altre generazioni non si fa spesso e è stato bello e interessante. Ho capito che è possibile raccontarsi e condividere nonostante ci siano di mezzo 60 anni. Si torna arricchiti nel profondo da questo scambio. Allora, quando è finito... Gli ospiti mi hanno insegnato un sacco di cose. Innanzitutto un po' il loro mondo, un po' il loro modo di vivere. Più spontaneo, meno legato alla tecnologia come siamo adesso. La semplicità e la passione per la vita. Ho imparato tantissimo la semplicità, perché erano molto più semplici di noi, ma anche molto più creativi. Credo che mi abbiano insegnato ad ascoltare con molta attenzione, perché spesso magari
delle piccole cose che dicevano che di solito in un racconto ti sfuggono, per loro erano la parte più importante. Imparato, credo tanto, non dare per scontato tante cose che per noi oggi sono l'assoluta normalità. Cose che non conoscevo, che loro hanno vissuto, tipo l'esperienza della guerra, i loro ricordi con le canzoni. Carla cantare. Enrico, com'era bello una volta andare a ballare? Sicuramente a vedere il mondo con occhi differenti, che sono gli occhi comunque di una generazione totalmente differente dalla mia. Davvero anche in un semplice incontro puoi imparare qualcosa. Perché? Perché ti confronti con un'altra esperienza di vita che non è la tua. Hanno tanto da insegnarci e il poter essere entrati in questo modo nei loro ricordi è stata una bella lezione. Molto praticamente ho insegnato cose che facciamo noi giovani, tipo i saluti. Ho insegnato loro a usare, diciamo, il cellulare. A usare il cellulare. Posso aver insegnato poche cose, magari guardare un video sul telefono o ascoltare la musica dalle cuffie. Spero anche la possibilità di incontrarsi e, cioè, condividere così delle cose anche se non ci si conosce. Credo di avergli insegnato che forse i giovani sono capaci di ascoltare, capaci di capire quello che hanno da raccontare. Però insegnare io a loro lo ritengo più difficile, perché non ho quell'esperienza e anche quell'ascendente che può avere una persona di una certa età su un giovane. Pensando a radici mi viene in mente un albero ben piantato. La parte fondamentale di, ad esempio, un albero, quello da cui parte tutto. Cioè di piccolo, ma che riesce a dare forza a qualcosa di molto più grande. Delle basi che permettono di dare sicurezza a qualcosa che cresce. Radici, identità, quello che sei. Origini. Penso alla mia famiglia. Famiglia. Storia. Radici, io penso ai miei nonni. Profondità e valori. Tutte quelle cose che nella vita non si vedono ma fanno parte di te e ti permettono di essere quella che sei adesso. Ciò che tiene salda la vita. Ciao, come stai? Ti ricordi chi sono? Sì, sono Mattia, ti ricordi, vero? Mattia, quello di Caravaggio! Ciao, Suor Lorenza! Ciao, Suor Paolina! E ciao, Maddalena! Ciao, ciao! Ciao, Suor Angela! Ciao, Mercedes! E mi ha fatto piacerissimo stare con voi e non vedo l'ora di vedervi! Ciao a tutti! In particolare saluto Ines e Miranda, che erano le mie due assistenti speciali. E niente, un saluto a tutti dal bellissimo santuario di Caravaggio! Enrico, Carla, il nostro saluto! Ciao! Grazie a tutti! Saluto Francesco ringraziandolo, Suor Provvidenza, la ringrazio per avermi insegnato a giocare con la lipa. Saluto Antonietta e Rosetta e ti auguro comunque di poterci vedere, di poterci incontrare, di avere ancora tante storie da raccontarci. Vorrei salutare Giuditta e Antonietta. Ciao Angelina, ciao Suor Alfredina. Vi penso tutte le volte che guardo nel cielo o che ripenso a quello che insieme abbiamo vissuto. Io ho lavorato principalmente con due ospiti, Alberto e Luciano. Cleonice con Mariuccia, ho lavorato con Maria. Suora Deodata e Luisa. Suor Rasa, Suor Celina, Suor Provvidenza e Suor Giovannina. Grazie per quelle strette di mano, quelle carezze, quegli abbracci. Un augurio e un abbraccio grandissimo con tanto affetto a tutti gli ospiti di Casa Famiglia. Speriamo di rivederci presto, un augurio di passare una buona estate e di ripartire col Mani in Pasta tutti insieme. Grazie sicuramente a tutti i nostri ospiti anziani. Un grazie grande perché si sono fidati ancora una volta di noi e delle nostre proposte.